Il governo ha approvato un decreto legge in materia di bonus edilizi energetici che sostanzialmente elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia e Finanze Giorgetti. Avrà un centro imprese Biperbanca dedicato alle aziende di Langhero Aero negli spazi di via Senatore Sartori un ampio ventaglio di servizi specializzati e di consulenza evoluta offerti da un team di 14 specialisti. A Saluzzo presentata l'edizione 2024 di Start, la manifestazione da aprile a giugno sarà un grande contenitore di eventi, protagonisti l'artigianato, l'antiquariato e l'arte contemporanea. Consueto successo martedì sera su Telecupole per la diretta di Ballando le Cupole con l'orchestra Marco il Clan e numerosi ospiti, occasione ideale per la rottura dell'uovo di Pasqua e per gli auguri da parte del nostro editore Pietro Maria Toselli. Un saluto ai nostri telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del TG4 di Telecupole dedicato ai principali fatti ed eventi dal territorio. Apriamo con la politica, il governo ha approvato un decreto legge in materia di bonus edilizi energetici che sostanzialmente elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito, lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Sentiamo. Il governo ha approvato un decreto legge in materia di bonus edilizi energetici che sostanzialmente elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano. Inoltre abbiamo eliminato la disposizione dell'istituto della remissione in bonus che avrebbe consentito sino al 15 ottobre 2024 appunto le correzioni con il pagamento di una minima sanzione di tutte le comunicazioni già intervenute. Abbiamo poi previsto per tutte le nuove fattispecie una comunicazione preventiva, cioè nel momento in cui si inizia il lavoro, o meglio la progettazione e quindi poi il lavoro, la presentazione del lavoro, in modo di avere un monitoraggio preventivo rispetto al fenomeno e non semplicemente al momento in cui le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Uno sguardo al meteo, è tornato il maltempo, anche la neve in Piemonte, da questa mattina precipitazioni nevose già dai 400-500 metri nel Cuneese, specialmente in Monregalese, Cebano e Altalanga. L'allerta gialla è stata emessa per il sud Piemonte per le copiose nevicate e il rischio valanghe. La prima slavina si è registrata nel Cuneese, nella zona del Colle della Maddalena, nel comune di Argentera. I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti per alcuni mezzi motorizzati, tra cui uno spazzaneve bloccati. A Cuneo, in corso Monviso, un albero è caduto nei pressi di un distributore, travolgendo un'auto. Vivo per miracolo il conducente, che fortunatamente era sceso per andare al bar. Un altro intervento per il maltempo dei vigili del fuoco di Garessio a Bagnasco, sulla statale 28, una frana nella zona delle cave. La frana piuttosto importante ha interessato il lato ferrovia, dove forse a causa del disgelo si è staccato un grande masso che è precipitato poi nella cunetta, altri detriti in carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Garessio con 6 volontari e 2 mezzi per la messa in sicurezza del tratto. Per circa 2 ore il traffico è stato regolato a senso unico alternato, l'impresa incaricata ha collocato delle barriere in zona, in corso i sopralluoghi per accertare gli interventi necessari. E ora passiamo all'economia. Avrà un centro imprese Biperbanca dedicato alle aziende di Langhero Aero. Vediamo. Un nuovo centro specializzato in servizi finanziari evoluti per le imprese di Langhero Aero è stato inaugurato a Bra da Biperbanca. Negli spazi di via Senatore Sartori, un ampio ventaglio di servizi specializzati e di consulenza evoluta offerti da un team di 14 specialisti. Un progetto come questo, quanto è importante per una grande banca come la vostra? Ma è importantissimo, e il fatto di essere qui oggi lo dimostra. Noi abbiamo avuto modo
in questi anni, da quando le casse di risparmio locali sono diventate BIPER, di confermare la nostra presenza e l'attenzione che diamo a questo territorio, che per noi è importante e fondamentale. Quello che oggi abbiamo deciso di fare è di dare una sede di rappresentanza al nostro centro imprese, che abbia spazi adeguati per i nostri colleghi e per le aziende che lo frequentano. Questo ci permetterà di seguire ancora meglio le loro esigenze, di stare vicino loro quotidianamente, come oggi stiamo già facendo. Come fa una grande banca come la vostra a vincere la concorrenza anche in chiave di consulenza e di supporto alle imprese in un territorio dove il risparmio è da sempre un punto forte e dove tanti lavorano con le banche? Nessun segreto, quello che ci permette di lavorare bene sono le nostre persone. Noi siamo riusciti in questi anni a unire la forza di una grande banca che è diventata ancora più grande e nota a livello nazionale, mantenendo il legame col territorio, con le famiglie, con le aziende, che è rappresentato da quello che i nostri colleghi continuano a fare. Ecco, questo equilibrio non facile, però in questo momento è la garanzia e la chiave del successo che abbiamo. Vogliamo continuare e vogliamo migliorare, questo è vero. Lei è la responsabile regionale, sì, di questo progetto, ma non solo. BIPER sta crescendo su tutti i territori. Lei accennava informalmente così a questo discorso di una promiscuità, che in questo caso è un valore aggiunto, promiscuità di servizi. Assolutamente sì, stiamo consolidando in maniera anche importante la nostra presenza su questi territori e lo possiamo fare grazie alla relazione che i gestori hanno con le nostre imprese clienti e grazie anche al supporto di figure specialistiche, per esempio in ambito agribusiness, in ambito estero, in ambito finanza strutturata, che ci supportano nella consulenza al cliente. Abbiamo una rete di gestori corporate che sono circa 21 in tutta, diciamo, la region, poi qui nel territorio di Bra sono sei gestori corporate che hanno un po' nel DNA questa, e anche come input e come missione, il fatto di ascoltare, dialogare in maniera costante con le imprese di questo territorio, cercando di intercettare delle aree di bisogno per poterle, insomma, soddisfare. Oggi siamo molto contenti di essere qui, è una bella giornata all'inaugurazione di questo centro imprese che abbiamo fortemente voluto insieme al mio direttore regionale, per cercare di essere sempre di più su questo territorio protagonisti e soprattutto di supportare le imprese e le famiglie anche, ovviamente. Qui a Bra nasce un centro servizi per tutto un territorio che è anche un territorio UNESCO. Credo che ci sia anche l'orgoglio di Bra di avere questo valore aggiunto. Certamente, diciamo che per me ricorda anche il mio ultimo lavoro, anche se in un'altra banca, però facevo parte di un centro imprese, ecco. Pertanto so cosa vuol dire un centro impresa, so cosa vuol dire la presenza di un tessuto industriale per una città. Io sovente parlo di coesione sociale, ma coesione sociale vuol dire che tutti gli attori di un tessuto cittadino devono compartecipare, importante pertanto tanto la presenza del settore industriale. Importante che il credito bancario gli sia vicino. Per gli eventi a Saluzzo nel Cuneese è presentata l'edizione 2024 di Start. La manifestazione da aprile a giugno sarà un grande contenitore di eventi. Protagonisti l'artigianato, l'antiquariato e l'arte contemporanea. Sentiamo. Start Storia e Arte Saluzzo, giunta all'ottava edizione da aprile a giugno di quest'anno, è una manifestazione unica nel suo genere che lega con un filo di senso e condivisione artigianato, antiquariato e arte contemporanea e caratterizza la primavera della città di Saluzzo, uno dei borghi più belli d'Italia, con uno straordinario susseguirsi di proposte, esperienze, iniziative capaci di valorizzare tutte le anime di un territorio vivace che si propone con una nuova identità. Artigianato, antiquariato ed arte saranno per oltre un mese chiavi di lettura, momenti di approfondimento, di incontro, occasioni di bellezza da vivere. Il contemporaneo e l'antico che si mescolano per portare nuovi pubblici ad incontrarsi, per offrire luoghi di cultura a tutte le persone che vorranno visitare e scoprire la città. Start Saluzzo, un evento che si compone di location storiche, oltre 50 artisti, più di 50 artigiani, 20 operatori del mondo antiquario, oltre 5.000 metri quadri di spazi espositivi dove potersi incontrare. Siamo
giunti alla settima edizione di Start, una rassegna unica nel suo genere perché unisce la tradizionale mostra nazionale dell'artigianato, la mostra nazionale dell'antiquariato e poi l'arte contemporanea. Chiesti quale fosse l'essenziale di questa manifestazione, per noi la risposta è stata cercare nuovi luoghi da aprire al pubblico. Una delle tante opere che si può vedere in questa importante mostra è questo dipinto olio su tela, raffigurante la Visitazione. Mattia Preti era un grande pittore che ha vissuto nello stesso periodo del Caravaggio, per cui ha preso un po' tutto ciò che era del Caravaggio. Abbiamo pensato a 10 stanze, tutte diverse, in cui si riporta un po' una storia degli ultimi 20 anni del lavoro. Lutto a Cuneo ed Entracque per la scomparsa della professoressa Maria Cristina Fossato, insegnante di disegno e storia dell'arte al liceo Pellico Peano, classe 1964, è deceduta nella giornata di ieri. L'istituto ha pubblicato un ricordo sul suo sito internet. La nostra scuola perde un insegnante di grandi doti umane oltre che professionali. Dopo aver insegnato in vari istituti e con incarichi annuali al nostro liceo, dal 2020 era stata trasferita in via definitiva nel nostro istituto. I funerali saranno celebrati giovedì 28 marzo alle 15 nella chiesa di Sant'Antonino Martire di Entracque. Passiamo ora allo spettacolo di Tele Cupole, consueto successo il martedì sera in diretta di Ballando le Cupole con l'orchestra Marco il Clan, tantissimi ospiti di prestigio e una sorpresa tipicamente pasquale. Vediamo com'è andata nell'ampio servizio. Come sempre, grande successo e notevoli riscontri di pubblico per la diretta prepasquale di Ballando le Cupole in onda ogni martedì sera, ideale erede della storica trattoria dei ricordi. Sul palco, l'orchestra di Marco e il Clan. Ti amo, ti amo, ti amo. Non posso restare senza te. Ti amo, ti amo, ti amo. Ritorna, ritorna da me. Ti amo, ti amo, ti amo. Non posso restare senza te. Ti amo, ti amo, ti amo. Ritorna, ritorna da me. Presentazione inappuntabile a cura di Sonia De Castelli e Piero Montanaro. Musica, partiamo alla grande, di nuovo martedì, ci stiamo avvicinando, Marco, pensa alla puntata in diretta numero 500. Veramente tanti e di assoluto prestigio gli ospiti della serata. Maria Ravera. Domenico Feliti e Paolino Boffi. Che ci possiamo fare? Vogliamo le belle donne, altro che lavorare. Siamo nati stanchi, scelta non ne abbiamo. La nostra vita è lattina cannuccia e il divano più bello che c'è. Non so guidare. Cerchiamo un dietista. Voglio mangiare. Cerchiamo un dentista. Che male mi fa. Cerchiamo un bar.
possiamo fare fra noi il lavoro. C'è di mezzo il mare, siamo nati stanchi, che possiamo dire? Fate come noi, lattina, cannuccia e il divano più bello che c'è. Le Hills Girls di Desiree De Maria della scuola Kubo Dance Concept di Bra. La tradizionale rottura del gigantesco uovo di Pasqua, con gli auguri di buona Pasqua a tutti da parte del nostro direttore ed editore Pietro Maria Toselli. Dove eri tu? Dove eri tu? Le sempre in cammino la conta. Buonasera a tutti, buona serata e buona Pasqua e Pasquetta. Eh sì. Io sono curiosa di sapere la sorpresa. La sorpresa l'ho scelta io. Allora? La sorpresa l'ho scelto io. Allora? No, per te, per nessuno. A chi devo darlo vedremo. Chi è che lo merita? Signori, buonasera ancora e buon appetito a tutti. Dobbiamo romperlo o lo manteniamo così? Ah... Allora, poi ve lo facciamo assaggiare tutti, passeremo il tavolino, un pezzo, due o tre, quanto ne volete. O bianco o nero, ce n'è per, o marrone, ce n'è per tutti, signora. Procediamo? Dai, sì. Allora ci aiutate con le mani? Ho, 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 ho! Con i migliori auguri di buona Pasqua diamo l'onore col martello. Poro, poro, po, po. Uè, uè, uè. E buona Pasqua a tutti gli amici di Ballando le Cupole! Da notare il vigore del nostro editore! Guardate con che vigore rompe le uova nel paniere! Non rompere! Non rompere! Disse non rompere! E allora ci siamo e con questo momento tu ufficiale... devi solo pensare a mangiarlo! Da tanti anni ormai questa tradizione, quindi buona Pasqua a tutti gli amici di Telecupole! Lavoro ben fatto proprio, eh? Ci siamo! Ci vuole stile, ci vuole esperienza anche per fare questo lavoro. Sembra facile rompere le uova di Pasqua. Ecco la sorpresa, Sonia! Vieni Lorenzo, vieni. Grazie. La glicemia ringrazia. Buono. Dov'è il micro? Va bene. Non lo rompiamo tutto perché altrimenti va giù. Così almeno abbiamo ancora qualche ripresa utile per far vedere che questo è il uovo della ditta Bramardi di Cuneo. Noi ringraziamo, mandiamo in onda anche lo spot. La pasticceria Bramardi di Cuneo. E buona Pasqua allora. Buona Pasqua a tutti. Grazie a tutti voi. La primavera, intanto ne approfitto per ringraziarvi. Per le associazioni del territorio, un folto gruppo da Carmagnola nel Torinese in vista anche della fiera primaverile. Perché per noi è importante. Sì, apriamo la primavera con Ortoflora il 6 e il 7 aprile, è la 34esima edizione della manifestazione di Ortoflora che comprende tutto il mondo florovivaistico e tutto l'indotto che comporta il mondo florovivaistico. Quest'anno abbiamo, tra virgolette, superato il record perché siamo a oltre 120 espositori. Ballando le Cupole torna in replica domenica sera in prima serata. E dopo la pausa pasquale, appuntamento il 9 aprile
con l'orchestra di Federica Cocco, tra gli ospiti Michael Capuano, l'associazione sportiva dilettantistica Ginnic di Luserna San Giovanni e la Vigunesa, banda folcloristica di Vigone. Cioccolato dolce o po' salato, tu gelato a cioccolato. Il Consiglio Provinciale di Cuneo itinerante fa tappa a Scarnafigi domani alle 16.45 nella sala consigliare del municipio, con diversi punti all'ordine del giorno. Si parlerà di variazione di bilancio di previsione, della proroga di 2 anni per il piano provinciale di controllo dei ghiri e del piano provinciale per il controllo della nutria per i prossimi 4 anni. In approvazione anche lo schema di convenzione tra le ferrovie, il comune di Cavallar Maggiore e la provincia di Cuneo per sopprimere il passaggio a livello sulla linea ferroviaria Torino-San Giuseppe di Cairo nel comune di Cavallar Maggiore, con la realizzazione di un cavalcavia stradale, 2 rotatorie e l'adeguamento della viabilità esistente. Andiamo ora a Clavesana, in Langa, 2 nuovi mezzi per il gruppo volontari del soccorso, la nuova ambulanza e la nuova auto addetta al trasporto dei disabili. L'inaugurazione è avvenuta presso i locali della sede lo scorso sabato sera con le giovani volontarie Elisa Bracco e Lucrezia Balbo a fare da madrine. I 2 mezzi sono già operativi e vanno a sostituire altri 2 veicoli in una flotta composta al momento da 8 ambulanze e 4 auto. Ci spostiamo ora ad Alessandria, al quartiere Cristo, il centro islamico attivo da 13 anni. Dal 2011 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità musulmana della zona sud di Alessandria, dei sobborghi e non solo. Il servizio è di radiogold.it. Oltre a quello principale di Via Verona, Alessandria può contare su un altro centro culturale islamico, nato dal 2011 in Via Bonardi, al quartiere Cristo, punto di riferimento per i fedeli musulmani della parte sud della città e dei sobborghi. In particolare nel mese del Ramadan la struttura accoglie tanti cittadini da diverse nazionalità per il momento della cena e della preghiera. Supportati da una rete di negozi del territorio, i volontari distribuiscono cibo alle persone bisognose, anche italiani non di fede musulmana. Il vicepresidente del Centro Culturale Islamico al quartiere Cristo, Anwar Achawi. In questo mese di Ramadan, essendo un mese di sacrificio, ci sono tanti, cioè praticamente tutta la comunità che ha la disponibilità, che non lavora, che vuole dare una mano, se viene e dà una mano a fare quello che c'è da fare. Vengono anche degli italiani, abbiamo visto un paio di giorni fa, vengono anche loro a prendere il pasto e noi siamo contenti quando vediamo tanta gente così bisognosa che li aiutiamo. Con gli anni che passano la gente aumenta, la generazione diventa sempre più. In questo mese qua praticamente diamo il pasto a quasi 200 persone che hanno bisogno. Abbiamo degli aiuti, ad esempio
da un signore qua che fa il kebab qua a Corso Araqui, ci aiuta e ci ha dato molto una mano, anche i macellai, praticamente via, diamo una mano praticamente tutti, uno dà una mano all'altro. Informazione di servizio per il ponte di Pasqua: da venerdì 29 marzo tutti i weekend e i giorni festivi fino all'8 settembre ritornano i collegamenti del Ponente Line, ulteriori 18 treni rispetto a quelli già in programmazione tra Torino e la Riviera Ligure di Ponente, oltre 23.000 posti in più a disposizione dei piemontesi per raggiungere le più belle mete della Liguria. E ora i principali fatti dalle terre del Marchesato con la prima pagina della Gazzetta di Saluzzo in edicola. I principali fatti che potrete leggere questa settimana sulla nuova Gazzetta di Saluzzo, la libera informazione dalle terre del Monviso. In primo piano la politica, Damiano col centrodestra da civico, Piccatte già in campo con tre liste. È stata la settimana delle presentazioni al pubblico per i candidati sindaco che scenderanno in campo per sfidare Franco De Maria. Prima Marco Piccatte giovedì scorso, poi Giovanni Damiano martedì sera hanno raccontato le motivazioni che li hanno spinti ad accettare la candidatura a sindaco. L'ultimo miglio si intitola invece Il fondo di Fiorenzo Cravetto. Ora legale, sabato notte, lancette avanti di un'ora. Dopo le recenti nevicate di Giacomo Lombardo, meditazioni a mare di un montanaro. Le previsioni preannunciano l'arrivo della neve in termini di abbondanza. Finalmente le montagne si copriranno di neve per la felicità di tutti, specie per la pianura assetata. Lutto in città, aveva 75 anni, addio a Rede Bruna, mamma del sindaco. Riconfermato presidente Raviolo, da 50 anni nella Proloco di Barge. A Busca e Manta, il mercoledì di Cirio in tour, mercoledì con Cirio, prima in visita alle scuole di Busca, poi a Manta per il treno. Galà delle bocce, Fortisani battuta 13-3, trionfa l'Ausilium Bertea al 50° Memorial de Chiesa. Vittoria trionfale per l'Ausilium griffata azienda agricola Bertea nella finale del 50° Memorial de Chiesa. Fortisani è battuta 13-3 in un'ora di gioco. Famiglia de Chiesa al completo e tanti VIP. La nuova Gazzetta di Saluzzo augura buona Pasqua a tutti i suoi lettori. Un cenno alle nostre antiche tradizioni, nasce il nuovo gruppo folcloristico della Baia di Limone Piemonte e Valle Vermenagna, associazione che si prefigge di promuovere la cultura e le tradizioni della Val Vermenagna attraverso la musica popolare e i balli della tradizione alpina. Fanno sapere dall'associazione, a oggi contiamo diversi partecipanti e soci provenienti dai paesi della valle, oltre che dal cuore zone del Piemonte e della Liguria. E ora, come sempre, uno sguardo ai programmi di Telecupole per la serata. Vediamo che cosa ci propongono per questo mercoledì. I programmi del mercoledì sera su Telecupole propongono alle 20 Mondo Artigiano, rubrica settimanale realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo. Alle 20.40 un ampio speciale per la festa del vino di Clavesana condotto da Piero Montanaro. Fatti vedere il tuo splendore. Ecco, questa giacca poi è, sì, non ho niente, è presa alle recenti sfilate a Milano. Sì, sì, Milano. A Palazzo Pitti a Milano. E a Firenze. A Firenze. Sì. Senta, ma il cappello, questo qui è invernale, sì, nuovo. Ma fa freddo, eh. Sì. Poi il nuovo tour si chiama Maya Basta. Ah, no? Maya Basta. Senta, Alberto, ma sì, anche lei sì. Ma questo qui mi sa molto di West. Sì, arriva da Los Angeles, America. E la cosa qui, la Francesa, sì, Pierre Cordin. Ah, il famoso Pier Cordin. Firmato da lui. Sì. È unico, eh. Per dire. Però non cambia mai. No, hai cambiato il fazzoletto. Cambia un po' che fazzoletto a spesa. Ecco. Sì, però è roba sempre bella. Magister. È sempre un cottone. Magister, lei è tra Little Tony. Così faccio un movimento da Little Tony. Piccolo, no? Antonio? Sì, Little Antonio, no, così con i calzoni.
piccola tuta. Mal, anche mal, a mal di, però le sue scarpe magiste. Le scarpe. Sono scarpe d'oro, faccia vedere. Scarpa d'oro dei fatidici. Alle 23 l'informazione interregionale Piemonte-Liguria del nostro TG4. È veramente tutto, si chiude questa edizione del nostro TG4, vi lascio la vignetta di Gianni Soria, buon proseguimento con i nostri programmi e arrivederci alle prossime edizioni dei nostri notiziari.